Era nascosta quella infida schifosa tunisiani. Abbiamo una freccia che si nasconde qua. Sì, esatto. E siamo su we were here together. È praticamente esatto. Un gioco puzzle pazzurdo, perché praticamente adesso dobbiamo prendere queste cose, Gabri, tipo. Ma sai come si fa a giocare? Cioè che io ah, questo è un puzzle game, si chiama così, praticamente. Capisco. Praticamente qua dobbiamo risolvere degli enigmi per poter uscire da questi posti che il gioco ci mette. Guardate che è bellissimo, tunisiani. Ecco. Dobbiamo ecco. Qua praticamente. Ma poi si sente uno che parla, cioè, ma chi è? No, tranquillo, io ho disabilitato, non sono così deficiente da tenerlo attivo. Ah, ecco. Quello là, lasciamolo perdere, che parla sempre, ma poi alla fine non conclude un beato ceppo di niente. Guardate esatto. Qua, tunisiani, dove siamo, in questa ambientazione bello. Molto mitica. Che no, adesso bello cosa, non hai ancora visto, deficiente. Ah, no, guardate qua! Bello. Bellissimo! Siamo praticamente rinchiusi, intrappolati, perché praticamente c'è stata una tempesta termonucleare e i nostri aerei. Non è mai vero nella vita. E i nostri aerei. Siamo morti con i nostri aerei, capito? E quindi è così che è successo. E quindi io ora sono intrappolato con questo tizio qua che io non conosco. Questo deficiente, questa poca grassa che nuota nella neve, Che nella neve. Sì, io avevo visto una luce strana, quindi ne avete vista pure voi. Dov'era? Nel tuo sedere. Fidati che là ci sta tutto. Allora. Allora, cosa devo fare qua? Push, pull. Push. I shouldn't be fooling around with this. Ma cosa right run. Ok, non ne ho la più pallida idea. Comunque qua su TS ci dovrebbe essere anche un'altra persona che sta ascoltando le nostre cavolate, che sa l'inglese, che probabilmente ora ci dirà: ah, che schifo questa cosa, non sapete parlare. Ma cosa ho fatto? Cosa ah, giusto, perché in questo gioco c'è anche la radio, ma noi ovviamente usiamo TS perché siamo professionali, mica usiamo la radio esatto. di questo gioco stupido, che poi si sente tutto quanto. Ma sì, infatti, poi si sente male, cioè TS ma sì, ma invece TS, TS, proprio bello TS, esatto. Si sente tutto quando. Se non conoscete TS, è un programma molto bello per parlare, perché si sente bene. Poi esatto, vero. Ah, qua praticamente c'è un altro puzzle. Tu praticamente capisco. Questo gioco è in coop, perché praticamente devi aiutarmi a fare degli enigmi. Cioè tu praticamente devi andare capisco, al piano di capisco. Sotto, devi trovare una sorta di terminale del genere, e là in quel terminale ci sono delle onde tutte quante che vanno su ah, giù. Ah sì, l'avevo su, visto giù. Prima. Esatto, tu praticamente adesso vai lì. Cosa ho fatto? Vai vado. Lì immediatamente prima sì, che vado corro. corri corri o creature, perché io sono il suo capitano, no, tunisiani, qua vedete esatto. che c'è un mare ghiacciato. Ah, ok, già. Fammi cosa sapere devo fare? Non so cosa vedi tu su quel coso lì. Vediamo se. Boh, cioè, non vedo niente. Cioè, tipo. Ah, normale. Tutto quanto statico. Ok, allora forse devi premere qualcosa. Ah, no, ho dovuto io premere qualcosa. Adesso ho fatto girare questa cosa e ecco. Ci sono delle onde. Anche io le vedo. Ok, dimmi come sono queste onde, caro Gabri. Boh, sono delle onde normali. Sì, cioè, ma su, giù, perché praticamente. Vanno noi qua su e giù, sì. Sì, ma quanto grosse? Cioè, fino alla seconda riga. Esatto, da fino alla seconda riga. Ok, perfetto. Allora, non so cosa ho fatto, tunisiani, aiuto. No. Questo che è un fatto. Non ne ho la più pallida idea. Cosa devo fare? Cos'è? Ma io sto sentendo qualcosa di strano. Vabbè, a volte può capitare che tu possa sentire queste cose, però magari adesso facciamo. Porca miseria, porca. Adesso tu fai quello che ti dico, brutto terminati. E io schifoso. Faccio già. Ah, no, dici, non dico, al terminale. Che dicevi a me. Vabbè, tu lo fai già, tu sei già bravo. Questo terminale vedi. Però è proprio un antipatico. Tu terminale, so. Puzza via. Guardate, tunisiani, con questi terminali bisogna reagire così, perché sennò non fanno le cose, è una cosa terribile, Ok, tunisiani, forse abbiamo completato qualcosa. No, oh, meno male. Non so, abbiamo fatto le coordinate di Charlie 753, cosa. E di chi sono? Non ne ho la più pallida idea, tunisiani. Chi è questo Charlie? cosa hai fatto? Cosa è successo con la tua rete? Cioè, scusami, tu hai un mulino al posto di quella cosa. Come, cosa è successo? Ah, non ne ho la più pallida idea. Comunque io non so se abbiamo completato qualcosa oppure no, Potremmo aver completato, so. Come potremmo non aver completato. Vengo da te, Dennis. Prova a venire, oh Gabri. Arrivo, eccomi. Foca grassa delle mie pappole. Allora, c'è la.
Esatto, c'è una porticina piccina piccio, però qua in realtà noi mi sa che dobbiamo trovare un'altra di quelle manopole. Ah, capisco, ma dove si trovano? Bella domanda, mi sa che dobbiamo cercarle insidiosamente, metterci qua un po' da tutte le parti e cercare fra i cassetti, fra le cose, perché dobbiamo andarcene da questo posto. Ah, hai infatti capito, qua c'è un'altra porta, Gab. No, c'è un'altra porta. Secondo me, esatto, avete capito, Zenix, secondo me quella manopola che serve per sbloccare l'altra porta per poter poi andarcene, secondo me si trova da un'altra parte. Può essere, cioè, però sono dei cassetti, come si aprono? Guarda, io direi di inchinarti così, metterti a 90 e fare così, tipo, no? Cosa? Ah, bene, così, vai, prova. Cosa? Provaci, sì, così, però vai vicino a qua, perché sennò non va. Prova. Oh, ok, perfetto, Dunisiani, vedete come fa, bravo, beh. Cosa? Effetti... Allora, adesso, sinceramente comunque io non so davvero dove potrebbe essere questa manopola. Io neanche, cioè, dove... qua, aspetta, ah no, non è una manopola. Ma te sei deficiente. Cioè, mi sembra una manopola. È lo scettro di Gandalf. Tu lo spieghi una manopola? Cos'è che ho detto? No, ma mi sembrava la parte quella. Sì, ti sembrava. Questa? È una manopola questa, no? Fammi vedere. Forse deve essere. No, deve essere una manopola congelata, Gabri. Ah, capisco. Può essere, infatti. Quindi forse dobbiamo cercare, esatto, la porta fuori. Donizani, io qua stavo anche guardando un tutorial. Perché non sappiamo come giocare. La minima, cioè proprio non ne ho la più pallida idea. È difficilissimo questo gioco, perché praticamente, per chi non l'ha mai giocato, diciamo, ti devi immaginare cose ed è pazzurdo veramente. Ma comunque qua, non si può andare. Peccato, ecco, ma che palla, cioè io volevo andare lui in mare, fare la mia sopravvivenza. Adesso tipo vedevi che tipo ci morivamo tipo congelati. Sì, tipo. Ma tu stai parlando basso e non stai aprendo la bocca e non funzioni. Io sto aprendo la bocca. Gabri.exe ha smesso di funzionare. No, come? Scusa, ma mi spieghi perché serve la manopola della porta se poi qua si può entrare? Ma infatti... Ci prendono per il sedere, Gabri, mi sa. Mi sa di sì. No, hai capito. Oddio. Per cosa serve quella manopola? No, cosa per serve? Per andare da quella parte lì, che ci sono delle cose lì davanti, Dunziani. Ah, sì, vero. Sono segreti pazzurdi questi qua. Esatto. Ma noi non abbiamo ancora trovato la manopola, questa cosa non va bene. Purtroppo no. Purtroppo dobbiamo dobbiamo trovarla però, Gabri. Cerchiamo bene, intrufoliamoci lungo la neve. Tipo qua, si può aprire la porta? No, già provato. Open. A me non fa aprire. We don't expedition on food. Cosa significa? We don't do expeditions. Vabbè, il mio inglese di un ingegno, sapete che non è molto granché. Però praticamente qua ci dice che non fanno spedizioni, perché praticamente, insomma, fondamentalmente non abbiamo, esatto, e non abbiamo completato l'obiettivo. Vabbè, sì, esatto. Il mio dubbio qua però, caro Gabri, è che qual è il dubbio? Ci stiamo perdendo delle cose. Dei pezzi che... avevo trovato una manopola. No, vabbè, ma siamo stupidi. Dovevamo cercare meglio. Davanti, cioè. Sì, era letteralmente qua davanti. E qua noi possiamo aprire, giusto? Vediamo. No. No, come? No. Ma non è che è quella della porta dentro. Può darsi, è quello che ho pensato io. Vediamo un attimo se è Vediamo. Così. Vediamo. Perché secondo me, Gabri, qua bisogna molto mettere in moto il cervello. È stato veramente così. Allora, adesso vediamo un attimo. Vai prima te. L'altra mano, esatto, hai capito bene come funzionano? Sì. I cosi di Dunis. Allora, praticamente dobbiamo far sì che questo coso... Allora, vai qua. Vado qua. Allora, sì. Praticamente... Ok, perfetto. No. Dobbiamo... No, cosa bisogna fare? No, devi circondare... Ok, com'è che si fa a cancellare? Ho bisogno di una gomma! No! Dia subito una gomma, mannaggia lei. Perché dovevi... Io dal tutorial ho visto che dovevi fare... Ah, no, si è levato da solo, è tornato indietro da solo. No, a me non pare, proprio. Non so cosa ho fatto. Hai messo il punto rosso, non dovevi... Anzi, rivai sul punto rosso un attimo. Rivai sul punto rosso, immediatamente. Come si fa? Faccio così... Cosa hai fatto? No, cosa tu, fai? Schifoso, cosa stai facendo? Allora, Gabri, vai qua a C202. Sì. Vediamo se ce la facciamo con i denni, perché guardate che questo è un lavoro pazzurdo, Ok. Ma cosa hai fatto? Cosa ha fatto? Forse dobbiamo andare a qua. Proviamo ad andare qua invece. Prova ad andare all'orso, al Bigfoot, che caspita è sta roba? Non lo so. Cosa abbiamo fatto? Successo? Abbiamo sbagliato, ok, perfetto. Perché era sbagliato. Io infatti dal tutorial avevo visto che dovevamo circondare.
tua sorella. Dobbiamo circondare la cave. Poi dopo questa cosa qua, questa miniera. Allora, prima di tutto facciamo la cave. Allora, tu devi andare su D398. Ok, Gabri? E io devo salire su alto nel cielo. Eccomi, e non mi devo fermare. Ok, perfetto. Salgo. Pam, perfetto. Ok, tunisiani, perfetto. Abbiamo completato pure... Questa è stata, guardate che è stata un parto, sì, ci abbiamo messo tanto. Sì, perché poi questi comandi sono assurdi e davvero difficili. Però vediamo un attimo, allora, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare... Dov'è qua? No. Certo, dobbiamo andare dove c'è la cosa qua del... della Ancient, c'è scritto. Esatto, l'Ancient Debris di Minecraft. L'Ancient Debris. Certo, oddio, certo. Cos'è? Certo. Ma si è messo a parlare quello. Ma come? No, vabbè, ma tanto è tranquillo che non lo sento, Dunis non sente meno niente. Meno male, ma perché quello si è messo tipo a urlare, non so cosa ha detto. Ma io ho fatto... Cosa ho fatto? Ho tirato ste robe. Cosa guarda qua, non ne ho la più pallida idea, però... Adesso tipo esplode tutto. Cioè, tira, che bella musica! Cos'è? Non è una musica, mi sa, è tipo... no, mi sa di no. No, la musica, senti. È musica adatta per ballare. Assolutamente, adesso balliamo, porca miseria. Ok, esatto. Vabbè, dai. Basta fare i deficienti. Allora, praticamente esatto. Qua dove di non qua? Abbiamo ancora... Porca miseria. No, e dove dobbiamo andare? Non abbiamo ancora la... Forse da quella parte, Gabri. Forse qua. Può darsi. Può essere, può non essere, lo so. Esatto. Guardate, Dunisiani, che è un parto sto gioco. Cioè, voi non ci avete mai giocato. Se volete giocarci con un amico, poi per perdervi le amicizie, potete anche farlo, Però, allora, qua non si può ancora andare, vero? Esattamente. No, come? E dove dobbiamo andare? Prima dobbiamo sbloccare l'ultima quest, mi sa che è quella. Però prima come dobbiamo trovare l'ultima chiave. Ah, e non so, dove la troviamo? Non ne ho la più pallida idea, caro mio amico Foca Grassa. Tu, fra l'altro, no. Ci stai bene in questo bioma, perché è tutto quanto... visto, Dennis. Sei una foca pure grassa, no? Quindi tranquillo che il freddo non lo patisci per niente. Anzi, esatto, vero. Proprio i grassi, perfetto proprio. Allora, no, qua non c'è qua, non c'è niente. Dai, qua. Ma dov'è? Forse dall'altra parte, mio caro amico Gabriles06. Può darsi che sia qua, da questa ma parte. Ma Dennis, dove sei? Sul tetto della casa sono, caro mio amico Gabriles06. Però qua non c'è un beato ceppo di niente, assolutamente zero. Allora, Dunisiani, forse abbiamo giunto una svolta epocale. Allora, io ho trovato questa rotella, però non so come usarla. Allora, cioè, questa rotella, caro mio amico Gabri, la devi mettere qua. Me lo dovevi dire prima, mannaggia te, le tue chiappette. Buongiorno, adesso la prendo io, non toccare. Non toccare perché Dunis deve prendere questa rotella, perché adesso mi sa che riusciamo ad aprire la porta. E forse... Speriamo, cioè... Spero che di finire questo caspita di episodio, perché veramente questo gioco è un parto, perché è veramente difficilissimo. Però molto bello, devo dire. A me sta piacendo. Dai, esatto, non è male. Mi sta piacendo, Uniseni, se vi piace questo genere di giochi dove dovete completare le cose, ve lo consiglio assolutamente. Esatto. Oddio, si è aperto. Esatto. Siamo stati molto bravi. Bravo, esatto, mio caro amico. Meno male. Tutto il merito di Gabri, è stato lui a trovare questa rotella. Lo so. Allora, meno adesso male. Tu apri quella cosa. Ok, noi anche qua, eh? Anche qua. Esatto, e anche qua. Non so se è giusto oppure no. Boh, non lo so, vediamo, vabbè. Ma che cosa abbiamo fatto? Infatti, aspetta, forse bisogna... Da dentro forse... bisogna tirare... Ah, ok. Allora, però prima di tutto parla velocemente e finisci le parole, perché sennò poi dopo... caro Gabriele. Ecco, infatti, vedi che... Ah, ok. Ah, tipo, tutte però, sei sicuro? Credo di sì. Ok, vediamo, è così? We need to make sure this vehicle... Ah, perché praticamente qua c'è bisogno di fuel, cioè praticamente sarebbe la benzina. Ah, ecco. E mi sa che facendo quella cosa forse si fa la benzina, se ho capito bene. Può essere. Però praticamente senti che il ritmo va diverso. Cioè di là no, e di qua so. È diverso. A me sembra uguale. No, che tipo non è coordinato, cioè non è allo stesso... Cioè, va... può essere, infatti. Ciao. Esatto. Ciao. Sentite, bisogna pure voi. Para pem. Ok, vediamo un attimo. Dobbiamo cercare di coordinare un attimo questo ritmo. Aspetta, quali sono i numeri lì, Dennis? Allora, i numeri meno 8, meno 4 e meno 4. Allora, meno 8, meno 4 e meno 4. Esattamente. Cosa tu cosa vedi là, caro mio amico Gabri? Dimmi un po'. 8, 4 e 4. Poi c'è 8, 7 e 5.
Allora, forse l'8, il 7 e il 5 devi proprio portarlo via. Ah, ho capito, devi andare alla linea verde. Scendi un attimo. Cosa hai fatto? No, rifai la stessa cosa di prima. Dunizeni, forse stiamo capendo, stiamo capendo la cosa. Forse, no, troppo, troppo, troppo. Devi fare un'altra cosa in più. Ok, no, 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 togli un attimo. Ok, così. Forse devi aggiungere. No, prova, no, 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 così è troppo, così è troppo. Togli entrambe le cose che avevi fatto prima. Allora, assolutamente no. Ok, allora praticamente adesso devi alzare di un altro po'. Però praticamente secondo me devi, no, così l'hai tolto del tutto. Rimetti, allora, no. Ecco, rimetti così. Un altro numero, un altro, vedi, un'altra cosa. Prova un'altra cosa, vai. Un'altra manopola. No, così è troppo, no, così è al massimo, Gabri. Allora, assolutamente aspetta, no. Aspetta, che tipo, no? Allora, 8 meno 4 e meno 4 hai detto. Esatto, 8 meno 4 e meno 4, proviamo così. Allora, dunisiani, dunisiani, dunisiani. Dunisiani, dunisiani, no, ce l'abbiamo fatto. No, ma per fare questo ci abbiamo messo troppo tempo. Ma cioè circa mezz'ora, ma letteralmente dunisiani, ma la matematica, ma erano calcoli di base che noi non riuscivamo a fare. Vabbè, però ce l'abbiamo fatta. Waiting for your parent. Cioè, ok, oddio, ce l'abbiamo fatta. Porca miseria. Allora, siamo qua. Ora? Non ne ho la più pallida idea. Allora, dice che le nostre coordinate, Charlie, sono Charlie, quelle robe là. Delta, non ne ho idea. E beta 400 di Charbo. Non lo so, tunisiani. Forse saranno calcoli matematici astrusi che noi. Che noi non capiamo. Cioè. Che noi due. Che io ho fatto 7 più 7 quanto fa? 12. No, in realtà fa 14. Sai com'è? Sono messo a quel punto. Vabbè, ok, comunque. Sì, matematica è un brutto voto. Ma perché la matematica per me non è mai stata. È sempre stata un'opinione per me la matematica. Esatto. Diciamo, diciamo, io sono trasparente, tunisiani, faccio schifo. È trasparente. Infatti, mi vedete sono colorato. Sì. Ma poi nelle altre materie vado bene, questo è l'importante, secondo me. Oh, adesso però, oddio, guardate dove ci sta portando questo camioncino. Dove siamo? Guarda, Gabri, adesso entreremo in una miniera profonda delle oscurità pazzurde. Non è vero, non è una miniera. Dove c'era scritto Antent. Può darsi. Sai che poi, esatto, perché praticamente quella parte là era. Ma io ti sento due volte. È normale, normale, perché era. Si era attivato l'audio, tranquillo, che io non ti sentivo due volte. Sì. È che io ho disattivato dove tutto, siamo? Sono intelligente. Allora, siamo. Vedete, tunisiani? Questo. Questo è il secondo capitolo. Questo è il secondo capitolo. Ma io, se il primo era così, io il secondo. Com'è il secondo? Io non lo so. Se volete vedere altri episodi di questo video, tunisiani, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. Lasciate like, iscrivetevi a questo canale. Iscriviti tu. Esatto. Puzzordone. Perché io non so qua fare i calcoli matematici che non li so fare per niente, Esatto. Allora, quindi, vabbè, chi si vuole iscrivere si iscriva, chi no. Oh, ma guardate là, c'è la luce strana del sole. È vero. Ma siamo su un altro pianeta, mi sa noi. Può essere, esatto. Può darsi, Comunque è molto bello questo posto. Spero lo manderei a quel paese qua, però lasciamo perdere. Insomma, quindi tunisiani, niente, scrivete, stacchiamo i tasti della tastiera al programmatore di questo gioco e noi ci vediamo al prossimo video. Stacchiamo i tasti della tastiera. Sì. Ciao.